Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con una bella notizia che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi. Il comune di Fagnano e il comune di Cairate otterranno dei fondi da Regione Lombardia per bonificare l'area dell'ex INSA. È una buona notizia, soprattutto dopo gli ultimi mesi in cui le due amministrazioni comunali si sono mosse per arrivare a questo risultato. Dopo la riunione del 12 settembre avuta dall'amministrazione comunale con i genitori delle scuole, proprio per capire un po' il discorso legato ai servizi scolastici e alle soglie ISE, l'amministrazione comunale ha deciso in una giunta di alzare appunto le soglie ISE che non venivano toccate da una decina di anni, portandole quindi a 10.000 euro di soglia. Queste serviranno per agevolazioni legate a tutti i servizi scolastici e non solo ai pasti della mensa. Stessa cosa vale per il discorso del post-scuola. Dal 1 di gennaio questi non finirà più alle ore 17.30, ma si potrà prolungare fino alle ore 18. Gli eventi della settimana. Sabato alle ore 21 nell'aula pluriuso della biblioteca, il caffè con l'autore, il libro dedicato a Carolina Castiglioni, l'ostetrica famosa di Fagnano, dal titolo Una vita per la vita. Domenica 4 dicembre ci sarà la festa di Natale. Allora, in piazza del mercato ci sarà il mercatino degli hobbisti organizzato da Proco, nelle vie del paese e nel centro la festa organizzata dall'associazione negozianti fagnanesi. Le previsioni del tempo non sono delle migliori, ma nonostante questo la festa si terrà ugualmente e ci sarà quindi l'accensione dell'albero nel pomeriggio. Se il tempo dovrebbe mantenersi, ci sarà tutta la festa così come organizzata, compresa la Babbo Run. Il 7 di dicembre alle ore 12.30 nella sala consigliare e in diretta streaming una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con solo punto all'ordine del giorno, la surroga del consigliere Stevenazzi. La consigliera Pietra Stevenazzi ha dato le dimissioni annunciandole nell'ultimo consiglio. Entrerà il consigliere Fasolino. Colgo l'occasione di questo video per ringraziare per il loro operato all'interno del Consiglio Comunale sia la consigliera Stevenazzi che il dottor Donato Mauro, che ha dato le dimissioni recentemente anche lui. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.